Obbligo di etichetta per la pasta e per il riso. Da oggi sarà possibile conoscere l'origine del grano utilizzato. Intanto giovedì a Campobasso, il mercato di Campagna Amica della Coldiretti, ci sarà il Pasta Day. Ad annunciarlo è stata la Coldiretti. Da oggi sarà possibile conoscere l'origine del grano utilizzato per pasta o riso grazie all'introduzione dell'etichetta di origine obbligatoria. Una scelta, sottolinea la Coldiretti, gradita dal 96% dei consumatori, che chiede venga scritta sulla classificazione in modo chiaro e leggibile l'origine di tutti gli alimenti e confermata anche in Italia dal TAR del Lazio. L'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del grano duro riveste fondamentale importanza nel Molise, sia per la produzione dello stesso, con migliaia di produttori interessati che fino ad oggi hanno visto fortemente deprezzato il proprio prodotto, sia per le imprese di trasformazione che nella nostra regione vantano una lunga ed affermata tradizione. Coldiretti in Molise è avviato da qualche mese la stagione dei contratti di filiera, afferma il delegato Eugenio Torchio. Un esempio su tutti è quello dell'accordo con la più grande industria sementiera italiana, la SIS, la quale ha distribuito il seme del grano duro, senatore Cappelli, ed ha firmato un contratto per l'acquisto al momento della produzione con un prezzo minimo garantito che va dai 60 euro a quintale per il grano duro convenzionale ad 80 euro a quintale per quello biologico, prezzi questi che tornano ad essere remunerativi per quanto intendono anche nel Molise produrre grano di qualità. Coldiretti Molise, per la nuova norma, ha indetto anche per giovedì il Pasta Day al mercato Campagna Amica di Campobasso. L'evento inoltre coinciderà con il primo giorno effettivo dell'obbligo di indicare in etichetta il paese di origine del grano.